Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua di nuovo su LSPDFR. Abbiamo appena ricevuto una segnalazione da un cittadino di Mirror Park e ci ha detto che un gruppo di ragazzi a bordo di moto sta facendo casino. Stanno impennando, stanno accelerando, vanno veloci e il rumore è diventato assordante, ragazzi. E questo è un reato proprio di disturbo della quiete pubblica. Perché comunque lo sapete, no? Un motocross, un motard fa rumore se tu ti metti a fare burnout, impegni, fai. E quindi pensa così da un'ora. È diventato veramente insopportabile. E infatti noi adesso andiamo là, ragazzi, e vediamo un po' cosa possiamo fare. Comunque dobbiamo liberare la zona. Poi se questi qua non vogliono fare nulla, non vogliono collaborare, ovviamente li fermo tutti, gli controllo i documenti, la patente, la moto, e veramente gli faccio passare un brutto quarto d'ora a questi. Ok, comunque come vedete siamo con la volante la Seat Leon. Ieri stavamo con l'Alfa Romeo Giulia e questa volta con la Seat Leon. Bellissima pure questa. Qua come sempre c'è il mio collega. Ok ragazzi, comunque dobbiamo arrivare qua, vedete? Mirror Park. Mirror Park è un piccolo quartiere e ci credo, se si mettono due o tre moto che fanno casino, che accelerano, la gente comunque non sta in pace, no? Perché comunque il rumore è veramente forte. Interveniamo, dai. Vediamo un attimo di indagare. Perfetto, sali collega. Allora ragazzi, gli interni della Seat Leon sono fatti così. Abbiamo come sempre il tablet, abbiamo la videocamera comunque per gli inseguimenti, per la velocità e tutte quelle cose lì. E poi come vedete abbiamo la protezione in caso comunque arrestiamo qualcuno. Siamo comunque protetti, non può fare niente quello che sta dietro. A posto ragazzi. Mettiamo un attimo i lampeggianti così e dirigiamoci a Mirror Park, vediamo un po' che sta succedendo. Ovviamente non è un'emergenza, perché comunque non è morto nessuno e quindi cioè, non posso mettermi ad accendere le sirene. Andiamo lì con calma, però ci andiamo, quindi comunque devo rispettare tutti i segnali, i semafori, eccetera eccetera. Vai. Comunque è bella pure la Seat Leon, quindi quello che voglio fare io è ovviamente guidare tutte le macchine, questa, poi la Tipo, la Fremont, l'Alfa Romeo 159, le proveremo un po' tutte. Ok, perfetto, noi possiamo andare avanti, ok? Sono curioso, vediamo che succede perché una chiamata... ok, vai che è giallo, perfetto. Dicevo, una chiamata perché ci sono delle moto è interessante secondo me. Oh, tutti verdi, perfetto. Tranne qui. Ah, ok. È scattato verde. Oh, siamo fortunati in questo episodio, eh. Non male, va bene, lì no. Aspettiamo, tanto siamo quasi arrivati. Manca un chilometro. Dobbiamo solamente salire lì sopra, no? A sinistra. E siamo arrivati. Chi è? Chi è questo? Ah, un camion. Guardate qua l'antenna. C'è un altro po'... No, vabbè, no. Stavo dicendo un altro po'. Questo qua mi tampona, ma no, non è così. È l'impressione. Comunque sì, Seat Leon, ragazzi. Spaventa pure questa per come è fatta avanti, no? Appena la vedi... Seat Leon della polizia, ovviamente ti batte un po' il cuore. Che fa questo? Ok, un barbone quello. Vediamo che succede, vediamo sti ragazzi, mannaggia, sti ragazzi di oggi che vogliono fare casino con queste moto. Io li voglio pure capire, li voglio pure venire incontro, ok? Fate il raduno, fate quello che volete, però è ovvio che se vi mettete ad impennare, ad accelerare da fermi, è ovvio che rompete le scatole, che fa rumore una moto di quel tipo, no? Soprattutto quel motore due tempi. Ok. Perfetto. Siamo quasi arrivati.
A posto. Li vedo. Guardali. Ecco, vedi allora. Guarda. Non si vogliono fermare, devo usare per forza il megafono, ragazzi. Guarda questi. Non si vogliono fermare, ragazzi, io ci sto provando, eh. Non se ne vanno, io adesso li fermo, ragazzi, se... Ecco, vedi che fanno questi, mi stanno provocando, eh. Stop il veicolo. Mo li fermo a tutti, ragazzi, io gli chiedo i documenti a tutti e gli ve l'ho detto, vi faccio passare un brutto quarto d'ora a questi e gli sequestro tutto, ragazzi. Gli sequestro tutto a questi. La mettete così? La mettete? Fermati. Ok, vi siete fermati finalmente, eh? Adesso vi faccio passare un brutto quarto d'ora. Dammi un po' di documenti tu, per favore. Stop, police. Dammi un po' di documenti, là. Iniziamo da te. Wow, hold up. Dammi un po' la carta d'identità, dai. Veloce. Ok, Alexander Jackson. Facciamo un piccolo controllino. Vai, vediamo un po'. È del 99 questo. Ok. Alexander Jackson. Vedi come funziona? Stato patente del guidatore scaduta da 35 giorni. È stato fermato 4 volte, ragazzi. E poi ha ricevuto 3 multe. Parcheggio in zona disabili. Mancata presentazione dell'assicurazione. GSPR con consapevolezza, che non so cosa sia, ragazzi. Però è uno, vedete, è uno che se ne frega proprio della legge, ragazzi. Quindi sta girando già con la patente scaduta. E poi ha ricevuto pure una multa per mancata assicurazione. Quindi, quindi il primo che gli verrà sequestrato il veicolo. Voleva fare il fighetto, col motard. Tu, dammi i documenti pure tu, veloce. Police, stop whatever the hell you're doing. That's crazy as hell. Ti devi fermare, capito? LSPD, don't make me shoot ya. Vediamo un po' chi sei tu, carta d'identità, veloce. Thanks. Ok, Chuck Carmichael, ok. Dell'83. Chuck Carmichael. Vediamo un po' questo che ha fatto. Chuck Carmichael. Stato della patente di guida sospesa, ok. E ho ricevuto una multa il 13/1/2019. In ottemperanza all'obbligo di avere sempre con sé dispositivo di protezione. Quindi non lo so, ragazzi, forse aveva avuto a che fare con qualcosa di un veicolo, comunque dispositivo di protezione. Ah, e forse la cintura, forse la cintura. Comunque, ragazzi, secondo che gli sequestro la moto. Quindi vedete come funziona. Questi qua se ne dovevano andare quando gli ho detto lasciate l'aria, liberate l'aria. Sono scemi.
Dammi i documenti pure tu. Stop! Police! Police! Stop whatever the hell you're doing! Guarda questo, guarda. Allora, questo. Ok, Joe Lewis, dammi pure i tuoi documenti a questo punto. Dammeli pure tu, dai. Ok. Quindi Joe Lewis e Jay Fairbairn. Ora li controllo a tutti e due a questi. Allora, eccolo qua. Joe Lewis, eccolo qui. Mamma mia, ragazzi. Allora, questo qua c'è la patente valida, almeno uno che ce l'ha. 3 volte fermato, è stato arrestato 2 volte, il 24/6/2020, tentato rapimento e l'11/6/2019, incitamento alla rivolta. Quindi vedete, ragazzi, che persone sono questi. Poi registrazione multe, registrazione scaduta ovviamente del veicolo, poi graffiti, avviso di violazione del parcheggio. Ragazzi, cioè, ma di cosa vogliamo parlare? Vediamo questo Jay. È stato fermato 3 volte, patente valida lui, la patente, cioè vediamo un attimo le multe, dispositivo di galleggiamento insufficienti, non lo so, forse ha qualcosa a che fare con qualche barca, e il 5/9/2019, avviso di velocità illegale. Ragazzi, ragazzi, ma di cosa vogliamo parlare? Di cosa vogliamo parlare? Sono tutte persone che fanno questo dalla mattina alla sera, avete visto? Incitamento alla rivolta, quello lì, velocità illegale. Io così qua gli sequestro i veicoli, eh. Facciamo un attimo un controllino, questi qua, richiedi un controllo del veicolo. Guarda, se non c'hanno niente. Vediamo. Target vehicle license plate 86 Lincoln Nora X-ray 470. Oh mio Dio. Ok, ragazzi, quindi il TM non ha niente. Ok, non ha niente. Nell'assicurazione è il proprietario sconosciuto, ok? Vediamoci questo. Io penso che sono tutti quanti così. Richiedi un controllo, vai. Vediamo un attimo questo KTM. Target vehicle license plate. Ok. 8 John Young Ocean 8 Niners Niners. Target is 10-4. Vediamoci pure questo. Sono tutti così, sono tutti così. Target vehicle license plate. Ah, ok. 8-1 Paul Adam Edward 143. Target is 10-4. Ok, questa qua appartiene a una certa Vanessa Star. Dopo controllo pure questa Vanessa. Vediamoci un attimo questo. Richiedi un controllo. No, no, al controllo, no, 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 no. Ok, il veicolo. Target vehicle license. Ok, Greg Dalton. 4 Victor X-ray Tom 144. Target is 10-4. Ok, ragazzi, Vanessa Star di 18 anni, stato patente sospesa, ok? E ha avuto una multa per eccesso di velocità illegale della nave, quindi sta guidando un motoscafo. Greg Dalton, che non sta qui, patente valida, è stato fermato 4 volte e ha ricevuto 3 multe. Tinte illegali, quindi vedete modifiche illegali alla moto, alla macchina, quello che sia. In non temperanza al divieto di svolgimento di eventi, avviso di tailgating. Guarda, ragazzi, cioè, di cosa vogliamo parlare? Io questi qua non li arresto, ok? Non li arresto perché capisco che sono ragazzi, ok? Però, amici miei, tutti questi, vedete? Sequestrati. Poi fate venire i vostri genitori in centrale. Ma fateli venire. Intanto sequestrati, ragazzi, ovviamente. Vai. Piccolo pick up. Tutti devono essere sequestrati. Ok, ragazzi, il primo è stato preso, come vedete. Ragazzi, richiede un carro attrezzi. Vai. Io l'avevo detto, si dovevano fermare, anzi se ne dovevano andare, ragazzi, quando gli ho detto lasciate l'area, se ne dovevano andare, ragazzi, scemi loro, tutti sequestrati, tutti, sono tutti non registrati, piccolo pick up, vai. Vai, pure questo, vai. Ok, quindi ve ne potete pure andare. A piedi, vai. Vai, te ne puoi pure andare. Pure tu. Vai. Vattene pure tu a piedi.
Ok. Te ne guadagnerai pure tu. A posto. Vai, te ne puoi andare. E te ne puoi andare pure tu. Non ti controllo addosso, perché so che hai fumato. A posto, ragazzi, a posto. mi dispiace. Non ho fatto bene, secondo voi? Cioè, io gli potevo far passare veramente un guaio a quelli, perché senza... Cioè, senza registrazione del veicolo, senza patente, quelli là, ragazzi, dovevano un attimo finire in prigione, però... Li ho voluti capire, ok, l'ho detto, sono ragazzi, eccetera. Però... Cioè, comunque i veicoli sono andati sequestrati, per forza. Sono qui a presentarvi come sempre Grande RP, il server roleplay dove gioco tuttora, ragazzi, e vi invito a giocare con me, appunto perché siamo sempre in fase di nuove famiglie, nuove gang, nuove attività. Si può essere chiunque in gioco, è possibile fare lavori normali come elettricista, taglialegna, tassista, autista, corriere, petroliere, tantissimi lavori. Il punto forte di questo server è la creazione della famiglia, dove è possibile stare tutti insieme in una famiglia e fare tanti eventi, rapinare le banche, rapinare i market, catturare la fonderia, conquistare territori, attaccare le altre famiglie ovviamente e tante altre novità. È possibile anche fare parte di una gang presente in gioco come i Families, i Vagos, i Marabunta, tutte le gang che conosciamo. Giustamente chi sbaglia paga, quindi se la polizia vi becca finirete in prigione. La prigione è bellissima, è possibile fare i lavori forzati, ovviamente anche la palestra, c'è la polizia, è possibile fare le risse, è possibile evadere, è possibile finire anche in isolamento. In poche parole si crea proprio l'impero criminale, ragazzi, si compra di tutto qua dentro, quindi... Se si sanno fare i soldi, comunque vedete, è possibile fare anche le gare clandestine. Un altro punto a favore è sicuramente la vastità di veicoli moddati presenti nel gioco. Ferrari, Lamborghini, Porsche, di tutto e di più, ragazzi. È veramente un bel server e io infatti ci sto giocando, lo sapete. Il primo link in descrizione serve per registrarvi. Me lo dite, mi dite come vi chiamate, ci incontriamo in gioco e vediamo cosa fare, perché io sono sempre quello che vuole fare le cose da gangster, vuole fare i soldi facili, ok? Quindi ragazzi, registratevi e si gioca tutti insieme. Vai, facciamoci un controllo casuale adesso. Vai, tipo a questo. Ok, perfetto ragazzi. Salve, un controllo veloce per favore, mi dia tutti i documenti. Ok, il guidatore sembra essere nervoso e sudato, ok, si chiama John Benaducci. John Benaducci, vediamo un po' chi sei, dai, John Benaducci. Allora, John Benaducci, ragazzi, è stato fermato 4 volte, ha 25 anni, abita a Great Ocean Highway, ha ricevuto 2 multe, svolta impropria, quindi questo qua è uno che gira dove non può girare, ok? Va bene, vediamo il veicolo, la Steiner, a posto, tutto valido, perfetto così, ragazzi, ok? Va bene, quindi quando si tratta comunque di un controllo così, ovviamente ragazzi, devo lasciare andare la persona. Ok, può andare. Autista, per favore, fermati.
Ok, perfetto ragazzi, quindi l'abbiamo lasciato andare perché comunque va bene. Ok, comunque ragazzi, io mi fermo qua, non voglio andare avanti perché comunque è stata una chiamata abbastanza impegnativa quella lì che ci ha tenuti comunque impegnati. Noi ci sentiamo al prossimo video, ragazzi, che faremo comunque altre cose di questo tipo e poi comunque usciamo pure con la moto, ovviamente, con la moto della polizia. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi, direi che con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo video. Bella.